Johnson, perde però la maniglia del pallone, il recupero di Ross che è già dall'altra parte, extra pass per Markel Brown, la tripla, pallone per Colby Ross che attacca, tiene il palleggio vivo, poi Tarik Owens vola. È un buon tiro, ma la palla non entra per Scafati. Corre Colby Ross, poi la riapertura per Brown da tre punti. Ancora a segno. Che prova poi ad attivarsi con il blocco di Caruso fino in fondo. Lo scarico proprio per Willy Caruso, che realizza. Tre punti per l'esperto lungo con il numero 13. Di nuovo Ross alza per Owens. E adesso non ci sono dubbi, era un alley-oop. Ferrero, per lui è il primo fallo e qui invece alley-oop clamoroso di Laurentiis. Prova anche a riprendere la posizione, ma Owens salta almeno 30 centimetri. In Brock, poi era arrivato anche a canestro Librizzi, adesso perde il pallone, Rossato può andare fino in fondo a realizzare. Subito Brasi a chiamare il timeout di De Laurentiis, prova a cogliere Logan, tiene il palleggio aperto, poi l'appoggio alla tabella di esperienza David Logan, cosa inusuale nel basket europeo. Logan si alza dall'arco dei 6,75, David Logan. Di nuovo per Pinkins, ribaltamento nelle mani di Okoye che deve velocizzare le operazioni per Trevor Thompson con... Ross attacca fino in fondo, va a depositare il canestro quando può. Ai liberi, che è abbastanza inusuale. Markel Brown per Owens. E qui la layup è vincente. Questa è l'azione di prima. La layup Owens che vola a schiacciare. Poi due paroline nei confronti degli avversari. 75-68. Markel Brown trova la strada libera. Non c'è l'aiuto dal lato debole di Pinkins. Ross ad attaccare Logan fino in fondo. Tiene il palleggio aperto. Virata, canestro. Incredibile. E ben un attacco atomico. Il primo attacco della Serie A. 17esima vittoria. Brasi saluta Sacripanti 95-81 e per effetto dei risultati.